la vie en rose. Il me dit des mots. Oggi siamo a Roma, all'interno del Centro Sportivo Giulio Onesti, che fin dagli anni 60 è la casa dello sport olimpico italiano. In questi giorni la nazionale di volley femminile si sta preparando alle prossime Olimpiadi. Noi abbiamo incontrato Simona Gioli, che in una chiacchierata schietta e spontanea ci ha raccontato il suo percorso da giovane atleta esuberante a campionessa affermata e allo stesso tempo mamma soddisfatta. Sono Simona Gioli, ormai ho quasi 35 anni, faccio la pallavolista di professione, ho vinto tanto nella mia carriera. Tu come hai scelto la pallavolo? Io l'ho scelta per caso, c'è sempre la solita cosa del cartone animato, io seguivo mille sci, ed è vero, io facevo tutt'altro sport, facevo nuoto, facevo skate, un po' maschiaccio, ho tentato di fare anche altri sport così, giusto per provarli, anche piaceva tanto il rugby addirittura. Andavo in discoteca quando ero giovane, 20, 18, 21 anni, come tutte le mie compagne del campionato italiano in quel momento, andavo a divertirmi quando si poteva. E, il problema è che poi anche questa fase di vita è cambiata, perché non è che sono diventata mamma e non vado più in discoteca, non ci andavo più già prima. Quali sono le avversarie più temibili alle prossime Olimpiadi? Allora, dico sempre, come in tutte le competizioni, ma soprattutto per le Olimpiadi, che le squadre ci sono forti, Brasile, Stati Uniti, sono sempre squadre al vertice, per carità, raramente giocano male queste competizioni. E non ho mai visto squadre che arrivano anche meno forti e giocano male un'Olimpiade. Quindi cosa succede? Il problema fondamentale è arrivare, dobbiamo guardare noi, dobbiamo arrivare noi in forma, dobbiamo arrivare noi al top alle Olimpiadi, perché tutte le squadre giocano. Dove tieni le medaglie e i trofei che hai vinto? Guarda, se fosse per me no, le terrei un pochino più nascoste, invece mio marito le espone in casa, perché è un mio grandissimo tifoso, lo ha anche mio figlio, che adesso ha preso la prima medaglietta di nuoto che ha preso, perché ha fatto nuoto anche lui. C'è qualche donna nel mondo dello sport o in altri ambienti che ritieni essere un modello di femminilità che potresti seguire? No. Devo essere onesta, no? Perché in ogni atleta che io vedo, campionessa soprattutto, stimo tantissimo, immagino la professionalità che c'è alle spalle per quello che vincono e per quanto si allenano e per gli sforzi che fanno. E trovo uno spunto di femminilità in tante atlete. Io penso che tutte le donne sportive, anche proprio durante la gara, hanno un qualcosa di femminile. Invece come modello sportivo? Yuri Keki, l'ho sempre visto, piccolo Yuri il piccolo, l'ho sempre visto, soprattutto quando ero più piccola e lui vinceva tantissimo, l'ho visto sempre come un'icona nello sport, e quando l'ho conosciuto personalmente, una persona così semplice, ci si può parlare tranquillamente, io all'inizio, la prima volta, ero emozionatissima, mi ricordo, e per me lui rimane sempre la mia icona nello sport. Apriamo un universo gigantesco per le donne, la borsa. Tutti devono sapere, perché nell'ambiente lo sanno, ma tutti devono sapere che nella mia borsa sportiva non è mai una, minimo sono sempre due, sempre se non arrivo a tre. Oltretutto il team manager prima di partire sempre mi dice: Simona, mi raccomando i chili, perché io arrivo sempre con 40 chili, distribuendo oltretutto altre cose ad altre persone che avevano le valigie meno pesanti. Secondo te si riesce a capire molto di un atleta e di una donna guardando la borsa? Sì. Perché dicono, io sono maniacale nella sistemazione, pacchi, pacchettini, tutto, non manca niente, serve qualcosa, bussi alla mia porta, ce l'ho, qualsiasi cosa ce l'ho. E sì, perché in effetti amo l'ordine e l'organizzazione in maniera
quasi maniacale, ed è vero. E infatti sto con una compagna di squadra, Leo Lobianco, che tra me e lei puliamo la stanza anche se hanno appena fatto le pulizie. Anche quindi rendetevi conto come siamo ridotte. C'è di tutto, non possono mancare i trucchi dentro la tua borsa. Sì, i trucchi, ma sono sempre gli stessi, perché ho il trucco scaramantico per le partite, le competizioni, invece in allenamento mi trucco praticamente niente, per cui il beauty del trucco è quello che pesa di meno. Io ho il doppione della crema, perché se finisce la crema non posso comprarne un'altra, il profumo, il profumino, il deodorante, no, ne ho non sto neanche a dire, antirughe, e uno per ogni giorno. Senti, allora, a proposito di trucchi, anche con te facciamo un giochino molto divertente. Adesso io ti chiedo di stendere lo smalto sulle dita di una mano. Noi ti cronometriamo, aspetta un attimo, ci posizioniamo. Noi ti cronometriamo e ti chiediamo anche com'è andata. 3, 2, 1, via! L'ho messo in maniera una dark. Chi è? Stop! 1 e 05. Passiamo adesso alla parte un po' più legata alla femminilità. Tu sei atleta, mamma, hai pianificato la tua gravidanza? No, assolutamente no. Io sono, tra virgolette, rimasta incinta per caso, si dice così, no? Per caso, per coincidenza, dopo 8 mesi che conoscevo il mio compagno. Però devo dire che sono stata fortunata, non ho pianificato niente, sono rimasta incinta, ero felicissima e oltretutto ho avuto la fortuna di trovare un uomo, un papà fantastico, per cui non ho fatto uso della pillola perché secondo me insomma può creare degli scompensi. Ho sempre avuto un po' di paura per il fatto degli ormoni, per il fatto di ingrassare, per insomma trattenere un po' di liquidi. Poi adesso ormai ci sono le pillole che assolutamente non fanno niente. Invece adesso con tutti i dosaggi ormonali, vi dicendo, tutto insomma fila liscio. Senti, tu sei la mamma sprint, perché dopo un mese eri già in palestra. Sì. Com'è andata quella fase post-gravidanza? Guarda, sono stata una pazza, l'ho sempre detto, non lo rifarei perché non mi sono goduta, tra virgolette, le prime fasi della nascita di mio figlio, tipo l'allattamento che l'ho smesso molto presto perché facendo molti allenamenti non ne avevo a sufficienza. Secondo me il fisico risponde in maniera diversa. Un anno di gravidanza a me mi ha aiutato tanto perché tanti piccoli acciacchi se ne vanno. Poi oltretutto la fortuna, finora, tocchiamoci tutti, si devono toccare gli attributi, finora hanno avuto grossi infortuni, questo comunque nel tempo aiuta. Professoressa, cosa ne pensa di queste parole di Simona Gioli? Penso che Simona sia stata veramente una ragazza fortunata, perché oggi sempre più donne hanno problemi quando desiderano avere un bambino e dunque invece per Simona è stata una cosa, diciamo così, casuale ma molto bella, gestita bene. È certo però che è stata un po' pazza a tornare subito in pista, subito sul campo. Probabilmente è stata fortunata perché essendo un'atleta certamente aveva un buon benessere psicofisico, ha vissuto bene la gravidanza, quindi si è sentita dello spirito giusto per riuscire subito a riconciliare il ruolo io donna, io mamma. Purtroppo non per tutte le donne è così facile, nel senso che può esserci bisogno di un tempo e un tempo tecnico per recuperare bene tutte le proprie energie e mettere i tasselli della propria vita al posto giusto, quindi tornare a essere compagna del proprio uomo, tornare sul campo e fare il proprio lavoro, in questo caso sport ad alto livello, ma soprattutto poi essere anche mamma. E a volte per conciliare tutto quanto occorre veramente pianificare un po' di più, non lasciarsi andare all'istinto, ma probabilmente la voglia di tornare grande nello sport ha fatto il suo ruolo e le ha dato l'energia e la forza per riuscire a comporre il puzzle della sua femminilità. Tra i luoghi comuni che vengono utilizzati per differenziare uomini dalle donne c'è il fatto che noi uomini sappiamo fare una sola cosa alla volta e voi donne invece ne fate molte insieme contemporaneamente piuttosto bene. Anche tu ritieni che questa sia una distinzione tra uomini e donne? Guarda, hai già risposto, è proprio matematica, è come 2 più 2, la stessa cosa, l'uomo 1, la donna 10, 100. E adesso ti mettiamo alla prova. Ah! Ti chiediamo
di fare un palleggio, per te è un gesto tecnico semplicissimo. Ecco, ecco, è già lì. Bene. Sopra la testa, sopra la testa, palleggi tranquillamente, io ti faccio 10 domande, tu mi devi rispondere al contrario. Spero. Pronta? Vai. Vado. Ti chiami Simona Gioli. No. Sei nata il 17-7-77. Sì. Da centrale hai vinto 5 volte il titolo MVP. No. Le Olimpiadi sono nate in Grecia. Sì. Londra è nel nord della Gran Bretagna. No. La rete da pallavolo femminile è alta 2,34. Sì. La pallavolo femminile ha già vinto un'edizione dei Giochi Olimpici. Sì. Hai giocato sia come opposto che come centrale. No. Fare il libero è noiosissimo. No. Alle prossime Olimpiadi vincerete l'oro. No, sì, non lo so. Infatti basta così, perfetto. Medaglia d'oro? Sì, boh, non lo so, dice Simona Gioli. Noi seguiamola dal 28 luglio all'Earls Court a Londra.